si ha utilizzato quindi l'algoritmo per generare questi file era il 1024 bit, sviluppato in C#, e nel 2015 abbiamo due versioni, DeltaCrypt e AlphaCrypt, che sarebbero la terza versione di questo CryptoLocker. Le RSA utilizzate nel 2048 e 4096, quindi capite che si tratta comunque di algoritmi abbastanza pesanti, difficili da decifrare. E le estensioni che ultimamente si vedono in giro sono le punto micro, quindi voi avete punto tipo punto jpg punto micro, oppure mio documento punto pdf punto micro. Ovviamente se voi vedrete dei caratteri strani, no? Dei caratteri solito incodificati, insomma avete perso il contenuto, sempre sviluppato in C#. Vedete, qui ci sono otto versioni che ho voluto riassumere di questo testo da Crypt, che è una delle ultime versioni del CryptoLocker, e queste sono le estensioni che vi potete andare a ritrovare qualora siate infettati da questo virus. Le ultime sono la .ttt.x6.micro e l'ultimissima proprio di qualche 15 giorni fa, la .mp3, quindi tutti i file con l'estensione .mp3. Voi potete immaginare una persona che magari, a parte l'azienda, che già se all'azienda succede qualcosa del genere si mette a piangere, ma le persone che hanno le loro foto, i loro documenti, i loro dati personali. È successo che si è scorso una persona che cosa? Si è messa da me. Fortunatamente non ci dà l'ora, quindi ha dovuto fare. Si sostituisce. Prestare. Esatto. Però sì, c'è modo di prevenire questo virus. Cioè, sì, in alcuni casi sì. Calcolo aritmetico matematico
che è uguale a P-1 per Q-1. Poi scegliamo il numero n, un esponente pubblico, viene chiamato in questo modo, che deve essere minore del tipo n e deve essere un numero tale che il massimo comune divisore tra e, quindi tra il numero scelto e il tipo n, mi dia 1. Scegliamo anche un esponente privato, tale che il modulo di D per E per tipo n sia uguale a 1. Il modulo, ci ricordiamo, questa programmazione soprattutto si utilizza molto, è il resto di una divisione. Quindi il resto della divisione D per E è diviso tipo n mi deve dare 1. E otteniamo queste due chiavi. Così funziona l'RSA. Ottengo queste due chiavi. La chiave pubblica, che è formata dalle informazioni dell'esponente pubblico e del modulo n, e la chiave privata, che è formata dall'esponente privato e dal modulo n. Ovviamente queste informazioni sono aggregate, noi per semplificare abbiamo rappresentato così, ma sono aggregate in un unico file. La chiave pubblica è quella che serve a un esterno, anche alla persona che ha la chiave privata, per decifrare i file, e la chiave privata per decifrare. Facciamo un piccolo esempio, prendiamo due numeri primi, P uguale 5 e Q uguale 11. L'esponente, il modulo n è uguale a 55, 5 per 11, l'esponente pubblico lo scelgo in base a quella regola che ho detto, scegliamo il numero 3, e questa è la parte pubblica. La parte privata, le informazioni che ho è sempre il modulo n che è 55, fi di n che è 40, ho scelto questo numero sempre per il risultato del modulo, e il d che mi risulta è il 27. Guardate, ho quindi la chiave pubblica e la chiave privata. La chiave pubblica è formata dalle informazioni 3 e 55, quella privata 27 e 55. La formula semplice è una formula esponenziale, una formula matematica, mi dice che C sarebbe il mio messaggio da cifrare, M sarebbe il messaggio iniziale. Mi dice che il messaggio cifrato io lo ottengo prendendo il messaggio in chiaro, elevandolo al numeretto E, quindi all'esponente privato, per modulo N, quindi faccio un calcolo, una divisione. E così allo stesso modo per decifrare, quindi per ottenere il messaggio in chiaro, io devo fare C elevato a D, modulo N. Semplicemente con questa operazione io ottengo un messaggio cifrato. Ho fatto un piccolo esempio, ad esempio se io voglio cifrare il carattere cancelletto, che in hash, ovviamente facendo una conversione banale per avere un numero, è il numero 35, cosa ottengo? Che il numero cifrato che io andrò a trasmettere è 30, quindi io dal 30 non capisco che si tratta del cancelletto, perché io ho cifrato quel messaggio. Brutte notizie, purtroppo. Qualcuno ha parlato di software di recupero, qualcun altro ha parlato che forse c'è qualche espediente. Allora, ancora oggi, purtroppo, per queste due versioni, che sono quelle che stanno andando per la maggiore, quelle che hanno più diffusione, non c'è una soluzione. Perché? Perché praticamente l'algoritmo per decifrare questi file impiegherebbe un tempo computazionalmente enorme. Si parla di 10 anni, 15 anni. Perché? Perché i computer, avendo un supercomputer, magari in 6 mesi riesce a fare qualcosa, ma avendo e utilizzando delle tecniche, un computer all'uso giornaliero, ovviamente si tratta di tempi enormi. Perché? Perché semplicemente per fare i calcoli a ritroso io impiego molto tempo, i calcolatori impiegano troppo tempo. In particolare, ultimamente c'è la versione Tesla di 4.0, in quest'ultima versione i file vengono cifrati, ma addirittura l'estensione non viene modificata, quindi l'utente consapevolmente dice vabbè, non è successo niente, vabbè, non ha legato, che bello, l'antivirus l'ha bloccato. Invece poi vi trovate dei file con la stessa estensione originale, ma illeggibili, ed è una cosa molto brutta, molto brutta. Ovviamente tale comportamento cosa fa accadere? Fa accadere che se erano stati creati dei software, insomma, per riconoscere, per selezionare tutti i file che il virus aveva cifrato, in questo modo si rende ancora più difficile la cosa. Perché come faccio a sapere se il file è cifrato o no soltanto dall'estensione che mi è rimasta, tra l'altro, uguale? In particolare il test della Git 4.0 fa
caso su Windows avete un'impostazione, un settaggio che potete indicare a Windows se visualizzare o no l'estensione. Chi visualizza l'estensione, io che voglio visualizzare l'estensione, io non vedo il punto .exe, quindi io mi trovo un allegato .zip, .exe, ma vedo soltanto .zip. Questa è una cosa banale, però che ti fa aprire l'allegato, dice tanto .zip, chissà che cos'è. Invece in questa versione viene allegato un file Microsoft Office o Doc o Excel o PowerPoint, semplicemente con una macro attivata che ti inietta sul computer il malware e ti cifra tutti i file, non ti cambia neanche l'estensione, e quindi non solo tu a prima vista sembra che non è successo niente, ma addirittura tu non ti accorgi neanche come è successo. Io ho aperto un file Excel, ho aperto un file Doc, che cosa è successo? Le soluzioni su internet se ne trovano le più disparate. Il danno che fa questo virus non è soltanto a livello visibile, ovviamente, ma è anche una cosa che è ben organizzata e ben strutturata, perché il virus cancella anche le copie di backup dei file shell. Sapete che Windows vi dà sempre la possibilità di conservare delle copie di backup dei file, di ogni file. Quando andate tasto destro proprietà, versioni precedenti, praticamente è quello, le copie shell, voi le vedete lì. Cosa succede? Il virus, questo malware, vi cancella anche quelle copie, facendo delle sovrascritture in modo che con qualsiasi software non potete fare nulla, perché qualcuno diceva parlare di software di recupero. Praticamente con il software di recupero tu riesci a vedere che effettivamente un file, quello originale, è stato cancellato, però non riesci a recuperarlo. Perché? Perché il virus effettua delle sovrascritture continue sullo stesso file. Quindi la prima soluzione è la prevenzione, ovviamente. La prevenzione, con una ormai ci sono degli antivirus che riescono, dato il problema, sono riusciti, soprattutto McAfee, sono riusciti insomma a limitare il danno. Prende vanno in lettura, appena il virus va in esecuzione e inizia a cifrare i file, vanno in lettura, bloccano l'esecuzione del virus e vi fanno anche recuperare i pochi file che sono stati cifrati. Ma ovviamente devo prevenire, perché se io lascio camminare il virus, il software dopo non mi può ripristinare nulla. Deve essere sempre qualcosa che sta in ascolto, quindi deve essere uno script che sta in ascolto per capire il traffico dati che c'è tra i server malintenzionati e il mio computer. Avere un backup pulito è sempre buona norma, per ovviamente evitare il recupero dati, non perché non lo vogliamo fare, ma è giusto che avvisiamo gli utenti, è buona norma avere un backup pulito e offline dei propri dati, perché molte versioni del virus, quasi tutte, tranne proprio le prime, quelle del 2013-2014, cosa fanno? Oltre ad infettare il vostro computer, i dati che avete residenti nel PC, quindi nel disco fisso, infettano anche i dispositivi di rete. Avete un NAS collegato per il backup dati, vi infetta anche quello. Avete un dispositivo USB, una chiavetta, un disco esterno USB, va in lettura dei dispositivi collegati e vi infetta anche quei dati. Quindi è buona norma avere un backup pulito e offline. Sì, con Dropbox sì, delle versioni si riescono anche a infettare i file su Dropbox, ma perché? Per il semplice motivo che tu hai la cartella installata sul PC, altrimenti non può andare a inserire password con un utente se tu hai dei dati, visualizzi i dati solo online. L'informazione, può essere informati anche su questi virus, su queste purtroppo su questi software malevoli. Per ultimo, con la risatina ho messo il recupero dentale, perché noi da circa 2 mesi stiamo studiando questi casi. Vorremmo studiare un sistema di simulazione di un virus, quindi avere un eseguibile di un virus pulito, che finora non abbiamo ottenuto per il semplice motivo che o l'antivirus ha cancellato la copia eseguibile del virus dopo ovviamente che il virus aveva fatto danno, oppure le persone formattano il disco, dice non si può fare nulla, allora formate, quindi non possiamo ovviamente per forza maggiore avere l'eseguibile del virus. L'idea sarebbe questa, simulare un'infezione, però anche facendo in questo modo, lo sapete cosa succede? Le versioni di questo virus utilizzano
una chiave pubblica, perché è la chiave pubblica che va a cifrare i vostri file. Quindi voi nel vostro PC non avrete mai una chiave privata, altrimenti sarebbe risolto il problema. Una chiave pubblica non residente sul computer, almeno nelle ultime versioni .mil e .mp3, cifra i vostri file. Cifra i vostri file. E che cosa succede? Questa chiave non è residente sul PC, ma la trovate, e quindi non avete la possibilità dalla chiave pubblica di risalire a quella privata e quindi decifrare i vostri file. Che cosa succede? Ovviamente, facendo una simulazione del genere, cioè avendo ottenuto un eseguibile del virus, facendo una simulazione ad esempio su macchina virtuale, cosa succede? Abbiamo scoperto che in realtà ogni dispositivo, quindi ogni elaboratore, ha un proprio ID, viene identificato con un ID dal virus. Un ID è una stringa di caratteri casuali, e la chiave pubblica cambia in funzione dell'ID. L'ID è 1, ma la chiave pubblica viene variata ogni volta che io eseguo il virus sulla macchina. Quindi se io mi metto in ascolto di un virus facendo una simulazione, cosa accade? Che la prossima, che quella chiave la posso utilizzare solo e solo in quel caso, ma se io rifaccio la simulazione, la chiave pubblica mi cambia, io con la stessa chiave che magari avrei potenzialmente ottenuto non posso recuperare i file, non posso decifrarli. L'FBI ha organizzato un'operazione che si chiama operazione Tovar, praticamente a livello mondiale le forze dell'ordine provenienti da lontani paesi del mondo si stanno organizzando per effettuare un attacco massivo contro questi server che dove risiedono i malware e anche le chiavi. Ovviamente si parla qui di paesi che si sono organizzati contro, potete leggere, non so se si legge, la botnet Game Over Zeus, che è uno di quei server dove si diramano tutti i malware, quindi li manda in tutta la rete, no? Spargendosi tramite dei nodi. Ma ancora hanno fatto ben poco, cioè alcuni server sono riusciti a metterli in shutdown, hanno recuperato alcune chiavi, ma è sempre quello il problema. La chiave che io trovo mi serve per decifrare il mio computer, i dati che ho sul mio computer, pubblici o non mio. Alcune stime, qua vediamo una stima, questa è del laboratorio, vedete, di McAfee del 2015. Come le infezioni di questo virus si sono propagate nel mondo, no? A livello mondiale, notiamo che il Nord America è più infettato, un 50%, e a seguire l'Europa e poi gli altri paesi. Guardate qua, nel primo trimestre del 2015, nei primi tre mesi, si parla circa di quasi 750.000 infezioni. Quasi 750.000. E voi potete immaginare, facendo una statistica, che molte persone pagano per ottenere la chiave, potete immaginare che si tratta di